Bene trovati a Rai News, buon pomeriggio, giornata di mobilitazione nazionale oggi a favore dell'acqua pubblica e contro il nucleare, due temi caldi della politica e sui quali il prossimo 12 e 13 giugno siamo chiamati a esprimere il voto in un referendum. Associazioni, comitati, sindacati, partiti politici e istituzioni animeranno piazze e gazebo. A Roma, proprio in questo momento, alle 14 è attesa la partenza del corteo da Piazza della Repubblica, corteo che arriverà poi a Piazza San Giovanni, dove si chiuderà la manifestazione. In diretta per noi c'è la nostra inviata, Piazza della Repubblica, Barbara Di Fresco. Buon Si sta pomeriggio, mettendo vedo già là. alle tue spalle i manifestanti. Esatto, buongiorno ai nostri telespettatori, anzi buon pomeriggio. Io sono in compagnia di Luca Carsetti, il comitato referendario per il sì all'acqua pubblica, referendum che si svolgerà il 12 e il 13 giugno. Oggi è una giornata molto importante, la seconda manifestazione dopo quella dell'anno scorso. L'anno scorso ricordiamo più di 100.000 persone e viste le premesse sicuramente si supererà quella cifra. Io chiederei a Luca, vediamo insomma che non sono soltanto i comitati referendari per l'acqua pubblica in piazza, chi altro c'è, chi vi sopporta? Ma ci sono tutti i comitati e quelle realtà che vogliono difendere i beni comuni, proprio perché noi pensiamo che l'acqua in primis è un bene comune e quindi non vada mercificata, non vada privatizzata, così come diverse leggi da 15 anni a questa parte vogliono fare in Italia. Ecco, il referendum è su questo, quello che è un referendum che chiede ai cittadini italiani di riportare l'acqua nell'ambito che gli compete, ossia quella del bene comune e che quindi le comunità locali possano decidere sulla gestione di questo servizio. Ricordiamo insomma la manifestazione dell'anno scorso. Quest'anno molto dell'appoggio arriva anche da chi dice di no al nucleare, perché è un altro quesito referendario. C'è solidarietà ovviamente tra questi due comitati. Tu come ti schieri rispetto al nucleare? Beh, anch'io ovviamente sono contro il nucleare. Sappiamo che i due temi vanno di pari passo. Le centrali nucleari sono tra i massimi consumatori di acqua al mondo e quindi il ritorno al nucleare in Italia sicuramente non è il benvenuto anche da tutti i comitati che si battono proprio per l'acqua affinché torni pubblica e venga tutelata come risorsa proprio perché è molto preziosa per la vita di tutti. Oggi ci sarà la manifestazione, il referendum tra virgolette ancora un po' lontano. Quali altre iniziative da qui a giugno? Beh, ci sarà una grande mobilitazione così come è stato finora. Ricordiamo che questa campagna referendaria, diciamo, ha già due primati. Il maggior numero di firme raccolte nella storia della Repubblica Italiana, oltre 1.400.000, con una promozione che è fatta esclusivamente da realtà sociali e culturali. Tutta la gente che è qui fanno parte di questi straordinari comitati che a livello territoriale hanno fatto sì di raggiungere questo straordinario successo e siamo convinti che avverrà anche il 12 e 13 giugno, quando i sì sicuramente supereranno i no e il quorum sarà raggiunto. Brevemente, in due battute, ricordiamo un po' le tappe del vostro cammino, che è abbastanza lungo e magari da casa non lo ricordano. Sì, come Forum Italiano dei Venti per l'Acqua, che è nato nel 2006 proprio dall'unione dei comitati territoriali che si battevano contro la privatizzazione e anche da grandi organizzazioni e associazioni di livello nazionale. Da qui è partita un'iniziativa appunto di carattere nazionale con una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare, anche questa straordinaria, 400.000 firme raccolte proprio per ricostruire un nuovo modello di gestione pubblica. Da lì una serie di mobilitazioni che hanno portato anche alla straordinaria raccolta firme dell'altro anno, alla manifestazione nazionale del 1° dicembre 2007, a quella del 20 marzo dello scorso anno. Appunto, cade ogni anno ormai in vicinanza della giornata mondiale dell'acqua, perché simbolicamente appunto è fondamentale ricordare a tutti che l'acqua è un bene comune e va tutelato non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Adesso poi dalle 14 più o meno in poi partirà il corteo, arriverà fino a San Giovanni, lì ci sarà un palco. Chi ci sarà sul palco? Ma ci saranno diversi artisti che hanno sostenuto questa campagna a titolo volontario sin dall'inizio, dai Radici nel Cemento, Toti Poeta, Rezzofonic, ci sarà Pietro Sermonti che presenterà dal palco, Daniela Di Ciocco delle Iene, insomma una serie di artisti, Vergassola anche, che hanno messo a disposizione la propria arte per la difesa dell'acqua. È importante perché appunto è dall'unione di tutte queste realtà e queste anime che secondo noi può giungere la vittoria referendum. Noi continueremo a seguire tutto l'iter della manifestazione fino ad arrivare a San Giovanni. Per adesso da Piazza della Repubblica è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Barbara, grazie ad entrambi. Ovviamente, come dicevi tu, continueremo a seguire con diversi affacci in diretta il corteo e la manifestazione. Intanto andiamo